Una sorta di blitz alla TIN dell'ospedale di Nocera Inferiore questa mattina prima delle 8 da parte del commissario Bortoletti. Una situazione che muove tra primati, eccellenze e disagi paradossali. Presente il direttore sanitario Maurizio D'Ambrosio, il commissario dell'Asl Salerno ha toccato con mano quello che la TIN è e quello che potrebbe essere se le sue professionalità fossero messe in grado di lavorare con maggiore tranquillità, senza dover sempre ricorrere all'abnegazione e al desiderio di fare sempre e comunque il bene dei bambini. Per il solo mese di mano, Marzo, Il periodo topico per le bronchioliti, il primario Amendola è riuscito ad ottenere il mantenimento di 21 posti letto, potenzialmente ce ne sarebbero 28. La tanto discussa delibera a doppia firma Caropreso D'Ambrosio porta il numero di posti letto a 18. Tagliando così 10 posti di terapia sub-intensiva. Si tratta di una tappa fondamentale che il neonato di solito fa dalla terapia intensiva vera e propria alla pediatria. Un taglio che si traduce nella prolungata permanenza in teen di bambini che non avrebbero più bisogno dell'intensiva ma che non possono già passare alla patologica intasando la TIN stessa. Questo a discapito di tanti prematuri che arrivano dal comparto gravidanze a rischio. Quattro notti fa, per esempio, si è reso necessario il trasferimento di una donna dopo un parto gemellare a 33 settimane, anche perché appunto la TIN era intasata da bronchioliti che non necessariamente avrebbero bisogno della terapia intensiva. Tuttavia, medici e paramedici della terapia intensiva neonatale dell'Umberto I non chiudono mai la porta in faccia a nessuno pur trovandosi con un carico di lavoro paradossale per soli cinque turnisti. A poco servirà ad inizio aprile il ritorno di un medico, il sesto, che era stato temporaneamente spostato al Cardarelli. Il panorama si completa con il fatto che il reparto guidato da Norberto Nosari viene ad essere coinvolto anche nel follow-up per i pretermine, un follow-up non riconosciuto, ma che non si può non fare non essendoci sul territorio strutture adatte verso cui indirizzare i piccoli pazienti. Inoltre, da sette anni viene svolto, fiore all'occhiello, lo screening metabolico allargato, per il quale funziona anche un ambulatorio destinato alle malattie genetiche con un day hospital che impegna energie.